di intellettuali. È un film semplice, la storia di un burro di periferia che crede di essere un grandissimo attore con la faccia che può sfondare, eccetera, ma in realtà c'è la faccia del gnoccolone da buono. Quindi tutti gli altri, invece, tutti gli altri amici del bar, là a testaccio sotto il gasometro, invece quelli erano veri. Io ricorderò sempre una cosa che mi fece molto, molto ridere, perché e mi dispiace che non è stata ripresa. Stavo a Cinecittà e con i capogruppi avevamo fatto una convocazione di motociclisti, perché ne dovevo scegliere, non so, 12-13 per fare gli amici di Oscar Pettinari. E quindi partì per Roma questa, diciamo così, questa altoparlante che Carlo Verdone cercava 100 motociclisti con la faccia cattiva, e si presentarono in 200. Fu una cosa, entrarono con il povero guardiano di Cinecittà, che doveva prendere i nomi, le cose, ma che, quindi sono entrati, e improvvisamente gli impiegati, vedendo quelle facce patibolari con quelle motociclette cattivissime, immediatamente sono scesi e dalla macchina estrassero subito a radio, per paura che gli rubassero. Facevano veramente paura. Si misero tutti quanti a semicerchio, c'era l'aiuto regista mio, il capogruppo, come ti chiami? Mi chiamo Flavio. Che fai? Niente, i scippi. Era tutto così. Allora, bello, c'è la faccia giusta, prendilo. Grazie, ciao. Poi arrivava un altro, tu che sei fa? Io so fare acrobazie sulla moto, fammi vedere. Improvvisamente comincia a fare delle acrobazie sulla moto, che è una cosa dell'altro mondo. Dice, e io volendo posso anche far vedere che posso fare anche un amplesso sulla moto. E mentre va sulla moto, che poi era un girare continuo, riesce a buttarsi sul, io non so come cavolo ha fatto, sul serbatoio della motocicletta. E faceva così, e nonostante fosse così, senza frenare, dando un minimo di gas, riusciva a fare sta cosa. Mi ricordo che fu una cosa incredibile.